Il Duomo di Napoli, trasformato per un giorno in un enorme ristorante solidale, per accogliere a pranzo i poveri di Napoli. Padrone di casa il cardinale Crescenzio Sipe, che ha servito con l'aiuto di decine di volontari i pasti agli oltre 700 ospiti speciali accolti. Si è svolto ieri il tradizionale pranzo sociale che si tiene tra Natale e Capodanno nella cattedrale del capoluogo di regione. Il cardinale per ore ha servito ed intrattenuto gli ospiti. Questo fatto che ci siano tanti nostri fratelli e sorelle che vengono da tante parti del mondo come Africa, Asia, America Latina, significa che la carità è il distintivo che tutti dobbiamo avere, a prescindere anche dalla nostra fede religiosa, un distintivo che deve caratterizzare il nostro modo di agire come uomini, come cittadini e anche come credenti. Numerosi anche i cuochi professionisti che hanno contribuito alla preparazione del pranzo. Ma non è il pranzo in se stesso, perché veramente è un pranzo straordinario, ma è l'amore che ci vogliamo mettere, che vogliamo dare un segnale anche noi. E lo vogliamo fare così. Quindi veramente ringrazio al cardinale, ringrazio a tutti e ringrazio agli ospiti che ci danno la possibilità di farci sentire un po' più puliti, perché forse loro sono un po' più puliti di noi. Ecco, vogliamo amare, lo facciamo così.